Aggiungi un pasto a tavola è il titolo della 14ª raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà della Fondazione Diocesana Caritas. Un titolo che parla da sé e che cela una serie di bisogni a cui hanno fatto riferimento nel 2021 quasi 1000 persone residenti a Trieste. Numeri questi che lanciano un allarme e che fanno emergere anche dei dati, per così dire, inediti causati dall'emergenza pandemica. Purtroppo, dico purtroppo, questa necessità aumenta. Nell'ultimo anno e mezzo più 48% di persone tesserate all'Emporio, un dato molto significativo che comprende famiglie, bambini, anziani, donne, persone sole, persone che si trovano in difficoltà magari dopo una vita di lavoro ma ancora non riescono a raggiungere il traguardo della pensione e di una stabilità economica. Ecco, con questa occasione ringrazio tutti voi che ci ascoltate. Chiedo davvero la carità di una mano, di un aiuto, date quello che potete, possiamo raccogliere anche poche cose, però se sono date con il cuore, sono date per le persone che hanno bisogno, ecco, noi ve ne siamo estremamente grati. All'iniziativa hanno aderito 25 supermercati triestini e della provincia di differenti marchi. Chi volesse dare una mano potrà recarsi nei punti vendita aderenti all'iniziativa nella giornata di sabato 11 giugno. I beni di cui si ha maggior bisogno sono riportati nei dépliant e sono in generale olio di oliva, carne, pesce, legumi in scatola, minestre e risotti, sughi pronti, prodotti per la colazione, alimenti e igiene per l'infanzia, igiene per la persona e per la casa. Chi accede in Emporio? In Emporio non accedono le persone in povertà assoluta, ma le persone che attraversano un momento di difficoltà, hanno perso il lavoro oppure tanti sono working poor, quindi persone che lavorano ma non riescono a sostentare la famiglia. A questo proposito, a mio avviso, è molto interessante la presenza dei minori. Circa il 30% dei beneficiari dell'Emporio sono minori, quindi sono i figli dei 250 nuclei che noi assistiamo.